Zona industriale Carini, oggi ho il piacere di conoscere una persona speciale, importante, che comunque sa cosa significa fare impresa in Sicilia. Lui si chiama Giovanni Randazzo ed è l'amministratore unico della Randazzo Servizi SRL. Buongiorno Giovanni Randazzo, come stai intanto? Buongiorno, Tutto bene? bene, 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 non mi lamento, Non io si dico lamenta. sempre, anzi quando Intanto la gente mi dice come sta signor Randazzo, io dico sempre come un giovanotto, e questa è una cosa positiva perché trasmette un messaggio di benessere. questo è il 50° anno di lavoro che io faccio, ho sempre fatto questo mestiere di servizi, di trasporti, di spedizione, va bene, mi piace a me questa coppola che lei tiene. Grazie, sono stato io, signor Randazzo. Perché mi fa ricordare una cosa molto bella Successo passato. che la voglio anche raccontare. Raccontiamo. Io negli anni 80, in un'attività come questa, nella qualità sempre di amministratore unico, mi inventai un cartello. Questo cartello, prima ho visitato tante aziende proprio dalla coppola alle scarpe, come abbigliamento uomo e donna. Con l'intento di andavo spesso negli Stati Uniti, attraverso collaborato da una casa di spedizione italiana, per invitare tanta gente che importavano abbigliamento per uomo e per donna, per farli venire a Carini, per farli venire a Palermo, per farli venire in Sicilia occidentale e per presentarli a Agli queste esportatori. aziende, agli Gli esportatori. esportatori in questo caso. Quindi mettere insieme esportatori e importatori, va bene, con tanto piacere io facevo queste presentazioni perché Davvero? non hai idea il successo che Che ho ha ottenuto? avuto, va bene, A che quale quotidianamente portavo merce appunto a Raisi, consolidando queste spedizioni, va bene, con buoni buoni risultati. risultati. Ci fu veramente, ci fu un periodo proprio d'oro, una cosa eccezionale, Ma lo si vede dagli occhi che brillano quando ma parla. sì, cominciai, avevo terminato un'altra esperienza con l'argenteria di Palermo. Perché siccome avevo una subagenzia delle assicurazioni generali, abbinai insieme polizze e trasporti dall'argenteria. Incredibile. Da quell'esperienza io, va bene, ho avuto questo piccolo successo con l'esportazione. Ricordo pure quando per risparmiare, perché non è che avevo tante, anche perché ero amministratore, c'era una società, avevo tanto rispetto anche per i miei soci, cercavo in tutte le maniere, quando c'era spazio per portare a pranzo questa gente, li portavo a mangiare pane e panelle, pane, per cercare, insomma, Risparmiando però presentava il presentando, prodotto tipico. esattamente. Non le dico quando io, perché ci andavo 3-4 volte all'anno negli Stati Uniti, il trattamento che mi facevano quando io, era un piacere, ma durò tanti anni questa. Poi purtroppo il dollaro è sceso e ho cambiato direzione, me ne andai in Canada e cominciai con la frutta. E nel 1993 mi inventai, perché avevo sempre questo sogno nel cassetto, di nascere questa ditta Randazzo, questa Randazzo Che Trasporti e Spedizioni. ha ricevuto, tra l'altro, ho scoperto molti premi anche da parte Sì, dell'Alitalia. l'Alitalia ci fu negli anni d'oro, dava dei premi che si chiamavano il Leonardo, sceglieva 10 case di spedizione che si distingueva, che era a posto con i pagamenti, eccetera. Fu quel periodo proprio, fu quel periodo dell'abbigliamento che io, perché era, le assicuro, era una cosa speciale, veramente, io lo ricordo. Poi nel 93 cominciarono i tonni per Sì, il ho visto qualche foto Giappone anche. e io sono stato dal 93 a oggi, io ritengo che il 90% dei tonni della Sicilia l'ho spedito io e le assicuro,
con sacrifici veramente enormi, ma grazie a Dio non è mai successo niente. Nel 94, va bene, il mio primo pensiero fu quello di comprare il terreno, perché noi, essendo un'azienda di servizi, purtroppo non dimentichiamo che la produzione o l'azienda hanno tutti i contributi e cose, ma io non ho mai avuto, grazie a Dio. Va bene, io sono contento oggi, va bene, però la difficoltà lo so io, quello che ho affrontato tutta la vita per poter realizzare questa come si chiama. Qui non c'è un soldo né dello Stato né pubblico, assolutamente. Solo qua c'è soldi di lavoro. Sudore e lavoro. Esattamente. L'obiettivo massimo che oggi Giovanni Randazzo vuole ottenere qual è? Nel 2010. Ma di lasciare un buon nome, io ho sempre lavorato, non ho mai portato i miei figli al teatro, non ho mai portato, sempre lavoro, sempre. Per cui io, anzi, mi ritengo un uomo fortunato perché ho un figlio che sta prendendo la mia attività. Quindi continuerà questo? Sicuramente, per cui ecco, per me, poi ho 5 nipoti, per cui uno si chiama Giovanni come me, spero tanto, che anche questi miei nipoti. Io dico sempre di non comprare le barche, non comprare Ferrari, non comprare cose, perché questi sono veleni, e per le aziende e per la famiglia. Un'ultima domanda, così concludiamo questa intervista. Sì. Ma come la combattiamo oggi la crisi? C'è stata questa crisi economica? Lei con il lavoro. Quindi bisogna sbracciarsi di più? E basta. E basta. E non parlare mai di crisi, e non parlare mai di cosa, fa un po' sul mio onore, veramente. Io in 58 anni di lavoro ininterrotto non mi ricordo mai di dire, di pensare cosa devo fare domani. Lei deve sapere che io, quando mi sveglio la notte, perché può capitare a tutti, sono contento perché penso. Quindi lavora pure di notte a sto punto? Ma tante volte mi capita, tante cose. E sua moglie la sopporta pure forse? Io il mio piccolo successo lo divido con mia moglie. E non mi ricordo mai mia moglie di avermi detto perché viene tardi, perché viene presto, perché viene... Assolutamente. Quindi ha condiviso il percorso lavorativo? Sì, sì, anche perché forse io l'ho detto prima, dico, senti, io... devo riuscire nella mia vita, se tu mi vuoi seguire, bene. Altrimenti... L'obiettivo di... Sì. È stato sempre la cosa più bella che io mi ricordo, sa qual è stata? Quando io capii che c'era qualche... che l'Italia si sarebbe ingrandita, sarebbe diventata europea. Benissimo. Allora, amici De Vespri, devo essere sincero. Giovanni Randazzo, il nostro amico Giovanni Randazzo, non voleva essere intervistato per timidezza, insomma, lui diceva: io non sono abituato a queste cose, io sono una persona più che sta attiva, che lavora, non mi piace essere guardato, insomma, è veramente una persona timida. Io ho insistito perché credo che sia un grande uomo, sia un grande imprenditore, e questo deve essere un messaggio per i giovani, un messaggio che dice ai giovani: non pensate soltanto al posto pubblico, diamoci da fare e non c'è problema di crisi, non c'è problema di lavoro, e soprattutto l'intento vero è quello di dire: sbracciamoci e lavoriamo. Questo è il segnale della Sicilia. Grazie Giovanni Randazzo. Grazie a voi.